Allora cominciamo la registrazione. Casomai lancia la diretta e poi aspettiamo 2 o 3 minuti che si Ma formi il pubblico, infatti, così ha ragione. condividiamo. Così condividiamo. Voi condividete, la vedo strana. Preparing. Prova. È sulla pagina Facebook. Lab Sud. Trasmette in diretta. Starting your meeting of Facebook Live. Sì, okay. Siamo live, dovremmo essere. Ci siamo. Eccoci. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio Sandro Roda, Paolo Nunez, che con noi, con Natale Cucurese e Loredana Marino, che con me condividono questa esperienza del Laboratorio Sud, che abbiamo iniziato mesi fa e che con l'avvento della pandemia abbiamo trasformato un po', non ho, come un po' tutti quanti, in un evento online, e cosa che ci dà l'opportunità di parlare anche a un pubblico più vasto di quello che sarebbe gli incontri diretti, ma che ci priva di questa possibilità di avere un rapporto, diciamo, viso a viso con le persone. E cogliamo l'opportunità di fare un po' il punto della situazione su quella che appunto è la questione meridionale rispetto alla crisi non solo sanitaria ma soprattutto economica che la fase 2 si apre davanti a noi e soprattutto diciamo noi abbiamo la preoccupazione e per questo abbiamo lanciato anche un appello perché questa crisi non venga affrontata come strumento per impoverire ancora una volta il Sud delle poche risorse che aveva a disposizione, perché sappiamo che c'è un'ipotesi, un'idea che il trasferimento di denaro che era previsto diciamo, per l'economia meridionale poi possa, in virtù della crisi, essere destinato alle regioni del Nord più colpite evidentemente dalla crisi sanitaria, ma che questo comporterebbe ancor più un impoverimento diciamo, del rapporto del paese col Sud. Per questo io do subito la parola a Natale Cucurese che con noi ha iniziato questo cammino e gli lascio la parola. Sì, grazie, grazie Roberto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. In effetti il momento storico che stiamo attraversando è particolarmente travagliato per il Sud. Come dicevi, abbiamo lanciato come Laboratorio Sud pochi giorni fa un appello che si chiama Una nuova sfida davanti a noi, lo potete trovare sulla pagina di Transform e non solo, e è un appello appunto che si rifà a quelli che sono gli ultimi accadimenti che tutti stiamo seguendo con apprensione. Faccio un brevissimo excursus, a parte i problemi storici di una nuova questione meridionale che noi richiamiamo perché purtroppo dopo quasi 160 anni si parla ancora di questione meridionale, anzi oggi più che mai direi. Però in questo momento soprattutto, ed è anche il tema di questo incontro di oggi, il così diciamo l'allarme rosso
si è acceso proprio su questo possibile ed ennesimo, direi, negli anni, scippo di risorse al sud che riguarda la clausola del 34%, che come da bozza di IPE potrebbe essere sospeso. E, tra l'altro, ricordo che dal 2016 che si intendono i decreti attuativi, per cui forse sarebbe anche ora di portarli a casa anche in funzione, voglio dire, difensiva, diciamo così, tra virgolette. E devo dire che sia Turco che il ministro Provenzano hanno smentito con forza nei giorni scorsi, visto anche su Twitter, ma anche con interviste, questa possibile ipotesi. È chiaro che, appunto, visto quello che è accaduto in passato, la cosa non lascia particolarmente sereni, diciamo così, per usare un gergo tipico, soprattutto dal fatto che nel DEF 2020, appena approvato, non emerge l'individuazione di programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali su cui applicare la riserva del 34% degli investimenti, come invece era ad esempio nel 2019. Quindi questo già lascia presagire aria di tempesta, tanto per essere chiari. E in più si aggiunge proprio negli ultimi giorni, sapete che Repubblica forse ha cambiato linea editoriale, diciamo così, sicuramente ha cambiato proprietà. Il 30 aprile titolava: nel MES spunta la sorveglianza rafforzata, cioè il controllo di BCE e Commissione su Roma. Perché dico questo? Perché anche questo non lascia presagire nulla di buono. Diciamo che per sapere questo bastava semplicemente leggere i trattati. Per noi lo stiamo dicendo da tempo, che servirebbe un intervento della Banca Centrale Europea e della banca, così come ha fatto la Banca Centrale Americana e inglese. Invece si sta proseguendo un'altra strada, una strada che potrebbe portare, visto che si parla di un intervento così a pioggia solo per una parte della cifra, poi bisogna capire anche questa pioggia che tipo di pioggia è, in poche parole, che non sarebbe debito, quindi non andrebbe restituito, ma è chiaro che questa vera e propria, questa sì che è una doccia fredda che è comparsa anche, addirittura anche sulle pagine di Repubblica, che è sempre stata europeista, anche questo ci mette in allarme. Perché? Perché se le risorse saranno meno, diciamo che il rischio che le risorse che il Sud potrebbe vantare sono a forte rischio per il discorso sempre della locomotiva locomotiva nord-centrica, locomotiva lombarda. Infatti, e arrivo al punto, poi passo la parola, potrebbe esserci anche uno spostamento dei fondi di coesione dal Sud al Nord, come proposto già l'11 marzo dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e tra l'altro anche questo è previsto dal DEF appena approvato 2020 alla pagina numero 7. La Commissione europea nei giorni scorsi, sempre nel quadro iniziativa Coronavirus Response Investment Initiative, sburocratizzando il sistema di aiuti ai cittadini e alle imprese, prevede una riprogrammazione delle risorse sanitarie anche qua, da sud a nord. C'è poi il piano Sud che è stato presentato, ricorderete, con incredibile, voglio dire, attenzione, con la copertina dove c'era il mare di Trieste, di cui nessuno più parla, è stato presentato a inizi di febbraio. E oltretutto, anche nei giorni scorsi, come da comunicazione della Commissione europea, i fondi non saranno più cofinanziati. Questo vorrebbe dire un'altra, cioè è vero che sarà tutto più rapido la gestione, ma è anche vero che una parte, quella che spettava allo Stato italiano, andrà quindi persa, in poche parole. E ultimo appunto è questo della clausola del 4%, come da bozza del DIPE. Voglio chiudere soltanto con un aspetto che è stato appena pubblicato dallo Svimez: le aziende del Sud, su questo discorso di chi riapre prima, perché al Sud che conta molti meno contagi, come tutti sapete, rispetto al nord. Al nord praticamente stanno riprendendo tutti, parlo delle fabbriche. Sapete la posizione di Zai in Veneto, avrete vista, letta quella di Fontana, in Lombardia, l'Emilia Romagna e quant'altro, quindi qua anche in deroga stanno riaprendo praticamente
un po' tutti, al sud invece si è ancora bloccati pur con tantissime fabbriche chiuse, pur con tantissimi contagi in meno. Bene, il rischio di fallimento delle aziende del sud è 4 volte maggiore rispetto a quelle del nord, quindi avrebbe forse senso riaprire da sud, soprattutto comunque riaprire a sud. Oltretutto, vi dico anche questo, sempre da dati Svimez, non perché al sud le attività abbiano più problematiche rispetto al nord, ma semplicemente per un discorso di prestiti delle banche che quindi fanno più fatica a concedere mutui e quali finanziamenti, diciamo così, in generale alle aziende del sud. Io ho fatto questa premessa, spero di essere stato nei tempi, passo la parola a Paola Nugnes, la senatrice. Grazie. Vi ringrazio tutti per l'invito e per questa opportunità. Con Sandro appena è circolata la bozza diciamo, del piano del tesoro, del dossier del tesoro, abbiamo fatto un comunicato stampa perché chiaramente non dimentichiamo quello che è l'attacco che comunque il Sud continua a subire anche con questo progetto delle autonomie che per il momento si è silenziato, ma sicuramente tornerà in futuro appena si potrà fare. Quindi noi dobbiamo avere sempre molta attenzione su questo. Hai detto molto bene perché la questione di poter offrire dei vantaggi economici che dovevano essere riservati al Sud potrebbe essere anche una scelta di finanziamento non a debito, no? Questo lo dice anche su Micromedia Riccardo Rialfonso proprio oggi. In pratica tutte le proposte che sono sul tavolo, che verranno chiarite il 5 in Europa, molto probabilmente ci metteranno in una grossa posizione di svantaggio. Quindi questo dossier, che è stato elaborato del DIPE aprile 2020, quindi, in questi giorni, è sicuramente qualcosa che è stata elaborata con molta attenzione. Perché? Perché ci sono parecchi soldi che potrebbero essere spostati. Il famoso 34% è stato fino adesso una rapina che il Sud ha subito, perché in controtendenza di quella che è i falsi miti, no, di un meridione sempre forgiato dal Nord, abbiamo compreso da qualche anno, anche i non addetti al lavoro, che la situazione è esattamente rovesciata, che per quanto riguarda la popolazione, il Sud ha ricevuto il 25% degli investimenti ordinari, ma sempre, sempre negli ultimi anni abbiamo una media del 25% degli investimenti statali, laddove la popolazione raggiunge il 34%. E soltanto nel 2016, come già dicevi, è stata fatta una legge per cui si impone di mettere, come dire, una toppa a questa situazione che comunque è pregressa. E cosa si pensa di fare per mettere mano alla diciamo ripresa economica? Si pensa di non far partire questo riparto dovuto che deve partire da questo anno, dal 2020, ma di destinarlo al nord. Questo reputo in una visione vecchia, vecchia, che è quella del triangolo industriale che deve essere trainante, in una visione liberista di un'imprenditoria a cascata che pensa di rafforzare il motore più potente per tirare dietro tutti.
tutto il paese, ma abbiamo verificato negli anni che questo è un discorso perdente che non ha mai portato a nessun reale risultato dal punto di vista dello sviluppo economico del Meridione. Infatti l'unico momento in cui questa forbice si è andata un poco a stringere è stato quando c'è stata l'esperienza felice della Cassa del Mezzogiorno, che non è sempre stata un'esperienza felice, ma lo è stata sicuramente per qualche anno, e quando ha funzionato, quindi investendo e dando soldi al sud, un poco si è chiusa quella forbice, poi mai più. Eppure lo sappiamo per certo che, per esempio, per quanto riguarda i trasporti, avviene nella normalità dei casi che le carrozze nuove vengono destinate al nord, quando sono un po' meno nuove vengono spostate al centro, e quando sono ormai vecchie vengono spostate al sud. Questo ha portato a una disparità enorme che io vi voglio anche leggere, se me lo permettete, perché i numeri sono sempre quelli che danno il quadro della situazione. Facendo il rapporto tra Reggio Emilia e Reggio Calabria, a Reggio Emilia abbiamo 171.000 abitanti, a Reggio Calabria 180.000, quindi diciamo più o meno lo stesso numero di abitanti. Abbiamo investimenti per l'istruzione a Reggio Emilia di 28 milioni, a Reggio Calabria 9 milioni, per la cultura 21 milioni a Reggio Emilia e 4 milioni a Reggio Calabria, edilizia abilitativa 54 milioni a Reggio Emilia e 8 milioni a Reggio Calabria. Per quanto riguarda le politiche sociali, 40 milioni a Reggio Emilia e 17 milioni a Reggio Calabria, asili 60 a Reggio Emilia e 3 a Reggio Calabria. Questo ha causato un vero e proprio razzismo territoriale, che è stato poi anche, come dire, incrementato, incentivato da alcune soluzioni, diciamo, che si sono anche venute a determinare con la disattenzione della politica, dei politici del Meridione, che sono stati assenti dalle commissioni che si interessavano del federalismo sociale, per esempio, o dalla realizzazione dei LEP, livelli essenziali. E quindi sono state inventate variabili, dette proprio dei dammi, che hanno, diciamo, completamente deformato la valutazione della spesa necessaria basata sulla domanda. Quindi oggi, laddove si è accesa l'attenzione, perché ci sono stati economisti, ma anche giornalisti come Marco Esposito, che hanno fatto hanno messo in atto la loro funzione di divulgazione estremamente importante, laddove si è accesa questo faro, si pensa di tornare indietro, quindi togliere il 34% che non abbiamo mai avuto e togliere anche quell'80% dei fondi per lo sviluppo e la coesione. Questo, tra l'altro, andando contro la Costituzione più volte, perché l'articolo 119 è il punto del titolo quinto, è il punto per cui si è deciso, si è valutato che questi fondi dovessero andare al sud, proprio per cercare di realizzare una perequazione che non c'è mai stata, e di mettere fine a questa rapina. Eppure questo documento è stato pensato, scritto, elaborato, ci sono 174 pagine ed è stato pubblicato. Adesso io non sono per niente tranquilla su quanto dicono il ministro Provenzano o il sottosegretario Turco, perché è vero che che possono essere realizzati tanti studi, ma non credo che non ci sia un mandato di una volontà politica ad andare o meno in una direzione. Poi le valutazioni sicuramente saranno ancora da fare, ma che si sia chiesto uno studio che andasse e che potesse andare anche in quella direzione, sono convinta che è stato fatto, altrimenti non sarebbe stato prodotto quel documento, che trovo assolutamente vergognoso. E chiaramente non sono la sola a dirlo, ci sono organizzazioni
organizzazioni internazionali che dicono che la situazione finanziaria del Sud è vergognosa, c'è lo Svimez che ce lo ripete in continuazione, quindi dobbiamo alzare l'attenzione e anche le nostre posizioni devono essere sempre più radicali su questo, non possiamo cedere di un millimetro su questo, perché non ci sarà mai un motore trainante del nord che ci riporterà a galla. E tra l'altro, scusatemi e poi chiudo, questo è lo stesso discorso che sta avvenendo in Europa, l'idea che il motore forte possa portare dietro lo sviluppo dei più deboli è esattamente il contrario di quello che si è venuto a determinare. Non sono un economista, ma è chiaro dall'esperienza, senza il mercato del sud il nord muore anch'esso, così come la Germania e l'Olanda, se non si rendono conto che senza i paesi del Mediterraneo la loro ricchezza, il loro welfare non esiste. Se uscissimo tutti dalla moneta unica, la Germania e l'Olanda tornerebbero con una moneta troppo forte per le loro esportazioni. Se non si riesce a mettere a fuoco questo semplice concetto, non riusciremo a trovare, a mio parere, una soluzione. Vi ringrazio, ho chiuso. Ho cercato. Grazie. No, grazie Paola, è stato molto esauriente. E darei subito la parola a Sandro Ruotolo, che ringraziamo ancora per la partecipazione, per raccontarci qual è il suo punto di vista su questa cosa. Sì, ma io mi collego alle cose dette da Paola, da Natale. Cioè, io sono estremamente preoccupato. Allora, vabbè, c'è questa storia del 34% degli investimenti pubblici da destinare al Mezzogiorno. Ci siamo mossi subito con Paola, interrogazione parlamentare, anche il gruppo del PD del Senato si è, come dire, collegato, anche loro hanno fatto una interrogazione, poi abbiamo fatto un comunicato stampa comune, il ministro Provenzano è arrabbiato nero, eccetera. Ma io ho la percezione, al di là, diciamo, di questo elemento, come dire, di una voglia di riaprire subito da parte soprattutto del nord. Abbiamo problemi di connessione con Sandro, aspettiamo che... Ma io vi sento, eh? Adesso mi sentite? Sì. Adesso sì. Sì, adesso sì, vai. Fino a dove mi avete sentito, per capirci? Quando eri a Provenzano, che anche lui si era... Sì, la mia percezione è che si voglia ripartire come se non... ripartire, diciamo, dal mese di febbraio, quando gli ultimi dati che avevamo in nostro possesso, il famoso rapporto Svimez, per cui c'erano 2 milioni di cittadini del sud che erano emigrati nel corso degli ultimi 15 anni, di cui nel 2017, credo 2018, 132.000, gran parte dei quali erano giovani, eccetera, eccetera, come elemento. In Campania 30 persone al giorno lasciavano la Campania, quindi avevamo, diciamo, il problema non dell'immigrazione, ma dell'emigrazione. Ma quello che non si è capito è che il mondo è cambiato. Cioè, questo è il punto. Per cui continuiamo a ragionare come se avessimo avuto, come dire, un blocco temporaneo di 50 giorni, 60 giorni, 90, vedremo poi quando. No. Qui il punto è che ripartire come eravamo è deleterio. Noi, prima della crisi, avevamo il PIL del Mezzogiorno che era sotto e che non aveva ancora recuperato, il paese Italia, non aveva ancora recuperato la pre-crisi del 2009, insieme alla Grecia. Cioè, gli altri paesi europei avevano recuperato il gap e la recessione del 2009 americana, l'Italia e la Grecia non ancora. E il Sud, anche peggio, c'era... il PIL del sud, mentre il PIL del nord stava, credo, se non ricordo male, a 0,3, noi stavamo già sotto prima, diciamo, dell'arrivo di questa pandemia. Questo che cosa vuol dire? Che noi avremo un momento di grande difficoltà economica. Su questo non ci piove. C'è un rischio di tensioni sociali fortissime, l'abbiamo visto
in questo periodo dove c'è la gente che ha fame. E se non fosse in questo momento per la solidarietà, per l'elemento di cosa, avremmo veramente, certo in alcune aree c'è il rischio, come dire, della camorra, della mafia, poi semmai torno su quell'elemento, ma comunque rispetto alla mancanza di liquidità, al reddito di sopravvivenza, di emergenza che sta nella testa per il prossimo decreto, ma che per ora non c'è, se non fosse stata per la solidarietà, avremmo avuto un rischio veramente enorme di tensioni sociali nel nostro Mezzogiorno. E allora questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo spingere, non per la doppia velocità, per la velocità unica. Su questa è una battaglia sulla quale dobbiamo costringere, ma tutti, per pena la nostra permanenza dentro questa maggioranza di governo. Questo deve essere chiaro, perché anche prima della crisi, che si pensava, tra virgolette, a un'autonomia differenziata in versione riformista e democratica, oggi la crisi e la pandemia ci ha fatto scoprire proprio la bestialità di questa autonomia differenziata. Stiamo vedendo tutti i prezzi e i costi di questa scellerata proposta del nord leghista. È saltato di nuovo, ma contiamo di riprenderlo. Il bello della diretta è anche questo, cioè, purtroppo abbiamo limiti di connessione, sovraccarico. Io vi sento, eh? Eccoci, sei ripreso. Quindi io non mi scandalizzo nel proporre un'idea non solo di Stato che eroga gli ammortizzatori sociali, quindi reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus, eccetera, eccetera, ma che sia attivo, una sorta di IRI, una sorta, come dire, di intervento propositivo rispetto alle crisi industriali di quello che c'è, ma rispetto anche a questo nuovo modello di sviluppo. Ora o mai più, ora o mai più. Noi abbiamo il Mezzogiorno che è stato desertificato, al nord ripartiranno con lo stesso, come dire, modello di sviluppo, non è che possono riconvertire. Sì, ho visto che nella moda stanno facendo ora le mascherine, però poi l'industria manufatturiera, la metalmeccanica si muoverà per quello che sa fare, per quello che è già in essere. Noi abbiamo nel sud la possibilità che lo Stato investa, promuova, sia presente per un modello nuovo di sviluppo. Questo è il passaggio decisivo, come l'altro passaggio decisivo per il sud è la emersione del sommerso. È l'emersione del sommerso. Noi oggi stiamo vedendo la battaglia in Parlamento per questo problema dei braccianti agricoli, dei 350.000 che mancano all'appello. Benissimo, ci siamo, ben venga la regolarizzazione per queste componenti, ma non ci scordiamo che nel nostro sud ci sono migliaia di persone invisibili. E se andiamo nella mia campagna, nella nostra campagna, nella campagna di Paola e di Sandro, scopriamo che a Castel Volturno ci sono ancora una piccola interruzione, speriamo si prenda subito. Sì, solo a Napoli ci sono 42.000 persone che lavorano in nero. Sandro ha perfettamente ragione in questo, anche se il governo su questo ha avuto la capacità di rendersi conto, no? Per quanto riguarda il reddito di emergenza che dovrà venire, e quindi è incluso un po' tutti. È stata una grande... Sandro, sei tornato?
È stata una grande, diciamo, presa d'atto di una situazione che è gravissima e su cui però credo che il paese abbia marciato per molto tempo con una sorta di occhio di benevolenza, come fosse un welfare, no? Cioè, quindi, eccomi. Ecco, vai. Dove eravamo rimasti, scusatemi, dove avete sentito? Alla emersione del sommerso, perché abbiamo questi lavoratori, sia italiani che extracomunitari, che non lavorano soltanto in agricoltura, che non fanno soltanto le colpe o i badanti, ma stanno nel settore delle calzature, stanno in edilizia. Noi abbiamo l'opportunità finalmente di scoprire quanti sono gli immigrati irregolari nel nostro paese. 600.000, 400.000, diamo un permesso di soggiorno temporaneo per tutti. È un problema di sanità innanzitutto, di assistenza sanitaria, e poi temporaneo di un anno e poi quantifichiamo. Quindi abbiamo il bisogno di far emergere il sommerso. È fondamentale e abbiamo bisogno di investire nel Mezzogiorno. Abbiamo la possibilità, c'è già il deserto, c'è solo da costruire e da pensare in questo momento di decrescita che sarà infelice questa decrescita, lo dobbiamo sapere, però dobbiamo ridurre le diseguaglianze. Il rischio è che i poveri diventeranno più poveri. E i soliti resteranno soliti, e pochi. Grazie Sandro. Do subito la parola a Loredana. Penso che questa opportunità che la crisi ci mette davanti, cioè il ritorno di un ruolo, diciamo, una presa di posizione del pubblico e quindi una nuova... Il disegno di un nuovo modello di sviluppo deve sicuramente essere centrale, diciamo, nella definizione del nostro futuro. Ritornare a fare come se questa fosse una parentesi è proprio inappropriato, diciamo, secondo me, secondo noi. E quindi volevo chiedere a te anche, prima di raccogliere anche le domande che ci vengono da Facebook, dalla diretta che stiamo facendo, volevo chiedere anche a te se avevi una tua posizione e eventualmente delle domande da porre anche a Sandro e a Paola. Prego Loredana. Ok, si è aperto il microfono. Allora, innanzitutto ciao a tutte e tutti. Allora Roberto, tu parlavi di un nuovo modello di sviluppo da poter praticare rispetto all'uscita da questa pandemia. A me pare chiaro invece che i cosiddetti poteri forti dell'economia mondiale, dell'economia europea e anche dell'economia italiana, perché non ci dimentichiamo che noi in questo momento di emergenza Covid abbiamo affidato un pezzo della nostra economia dell'uscita dal modello, dal momento di questa crisi sanitaria ed economica, ad una task force. Cioè si sta dicendo che noi non abbiamo un Parlamento capace di poter legiferare per un'uscita dalla crisi economica e sanitaria da Covid e quindi affidiamo lo sviluppo e il futuro del nostro paese a una task force, a Colao e ai suoi. Bene, io vedo, ho un'immagine brutta, negativa di quella che sarà il futuro, distopica, e questo lo diceva anche Paola prima, sta anche in quello che è il documento del DIPE, e io ringrazio Paola, ringrazio Sandro che hanno portato all'interno dei luoghi della politica un'interrogazione parlamentare. Perché guardate, è passato meno di una settimana da quando, grazie anche alla,
a dei giornali come il Quotidiano del Sud, è uscita fuori la notizia di questa bozza. Una bozza rispetto alla quale il ministro Provenzano, che prima si era incazzato anche con Sandro, risponde: è un'invenzione giornalistica. Invenzione giornalistica a un corno. Non l'ha scritto l'usciere del Dipartimento di Programmazione Economica questa bozza, non è un'invenzione giornalistica, perché la sospensione della clausola del 34% di investimenti al Mezzogiorno, che per di più, e voglio fare un parallelismo, devono, perché i fondi strutturali non si toccano, questo dovrebbe capire e fare questo governo, vengono distribuiti in conto capitale alle amministrazioni pubbliche in base a che cosa? Alla proporzione della popolazione, non in base invece a come recita l'autonomia differenziata, alla ricchezza pro capite, per indebolire le regioni più povere e rafforzare quelle più ricche. Cioè diamo di più a chi ha di più, diamo di meno a chi ha meno, quindi in questo aumentiamo il divario tra nord e sud invece di creare un equilibrio territoriale. Detto ciò, io ringrazio i nostri ospiti per aver agito la politica con questa interrogazione parlamentare e aver portato all'interno dei luoghi appropriati la questione del nuovo furto al Mezzogiorno. Per di più, non c'è solo la bozza del DIPE, c'è il DEF. Il DEF recita che è prevista la flessibilità nell'utilizzo dei fondi di coesione sociale. Quindi è previsto il trasferimento di questi fondi. Come è scritto all'interno del DIPE, la sospensione della clausola viene prevista perché con il Covid è cambiata la situazione economica e sociale in questo paese. Vero, verissimo. Però, come faceva notare Sandro prima, la questione sociale ed economica non è cambiata solo nelle regioni maggiormente colpite dal Covid, è cambiata in tutto il paese. Ha registrato da noi alcuni assalti nei supermercati e abbiamo potuto verificare, io l'ho verificato con mano perché in questo periodo mi sono anche sentita il dovere non solo politico di rispondere a quanto stava succedendo, ma anche sociale, di aiutare i soggetti più poveri con il volontariato. E per fortuna che in questo periodo c'è stata la solidarietà e per fortuna che ci sono state associazioni di vario genere che hanno attuato forme di mutualismo per stare più vicino ai più poveri. Ora il sommerso, gli invisibili, il razzismo che in queste settimane si è annidato, no, nella vicenda, in questa crisi economica e sociale, ci consegna non un nuovo modello di sviluppo, ma ancora una volta un modello di sviluppo vecchio, liberale, liberista, che impoverisce ancora una volta il Sud e lo fa in nome di rafforzare le economie del Nord. Quindi sta in quella che era la logica, chiaramente Paola diceva prima, non dimentichiamo l'autonomia differenziata. E no che non la dimentichiamo l'autonomia differenziata, come non dimentichiamo i responsabili e che cosa ha comportato la modifica in Costituzione del titolo quinto, come non dimentichiamo che i 5 Stelle, prima forza di governo insieme alla Lega e poi insieme al PD, hanno manifestato l'intenzione di portare avanti la modifica di questo paese con l'autonomia differenziata. Allora che fare? Noi abbiamo lanciato il laboratorio La Riscossa del Sud, perché a noi è chiaro che ad ogni nord serve un sud, però vorrei ricordare ai Fontana, ai Zaia, ai Galera, a come si chiama il presidente del Piemonte, Ciro? Ora non ricordo, che è vero,
che alle regioni del nord serve un sud debole, un sud debole, un sud che, anzi, serve gente del sud che nasce con il cappello in mano. Ma è pur vero che ogni sud è sud di un nord. E quando si parla dei paesi PIGS, guardate che qua i porci non siamo solo noi del sud rispetto all'Europa. Detto questo, è chiaro che noi abbiamo fatto nascere un laboratorio, perché ci siamo interrogati su come il sud deve avere una riscossa. Abbiamo attraversato il Mezzogiorno in tutte le sue contraddizioni, perché parte delle contraddizioni stanno anche in questa terra, stanno nella gestione della sanità, degli appalti, delle amministrazioni pubbliche. Noi lo sappiamo bene. Però noi siamo dall'altra parte della barricata, anche contro quanto è avvenuto. Il cliente, allora, un paese debole, indebolito dalla disoccupazione, indebolito dal lavoro clandestino nelle campagne, fa comodo, fa molto comodo. E siccome noi riteniamo che questo modello di sviluppo vada messo in discussione e chi lo articola va messo in discussione, abbiamo dato vita a questo laboratorio, abbiamo ascoltato la gente e abbiamo invitato quanti con noi condividono l'idea che il Sud non è una zavorra, ma che il Sud è una risorsa, abbiamo lanciato un appello di vederci, di comunicare, di ascoltarci per scrivere una carta dei diritti sul Mezzogiorno. E lo faremo a giugno. Perché riteniamo che il diritto alla delega non ci appartiene. Riteniamo che noi siamo dalla parte su quella barricata che pensa che il cappello non si toglie davanti a nessun padrone. Vi ringrazio, gli applausi sono obbligatori. Noi intanto vi riporto, diciamo, la solidarietà e la gratitudine anche di chi ci ha ascoltato attraverso la pagina Facebook, di continuare questa battaglia in Parlamento, nel Senato e nelle istituzioni. Noi penso sia importante questo che diceva adesso Loredana, cioè non smetteremo di seguire questa vicenda del Mezzogiorno e non smetteremo di provare a costruire intorno a questa questione una visione dell'Italia e dell'Europa totalmente diversa da quella che viviamo in queste, e che ci ha portato a queste condizioni. E quindi intanto vi saluto e ci diamo sicuramente appuntamento per seguire appunto l'andamento di queste giornate e per seguire anche i lavori che il Parlamento, il Governo deciderà di fare, di quali provvedimenti intenderà prendere per il Covid, ma in generale per la situazione economica. E se non ci sono altre vostre dichiarazioni, pensate di dover intervenire, altrimenti vi saluto e intanto vi do appuntamento sul nostro sito per chi ci segue e sulle nostre pagine Facebook per i prossimi appuntamenti del Laboratorio Sud. Grazie ancora a Sandro, grazie a Paolo, a voi, grazie a Natale e Loredana, e a presto. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Alla prossima.